Incendio doloso al Ciaocore Bistrò in via Eschilo, questa notte a domare prontamente le fiamme i vigili del fuoco di Ostia. Dai primi rilievi fatti dai carabinieri della stazione di Acilia, sembrerebbe che ignoti abbiano rotto una finestra del locale, gettato benzina e poi acceso il fuoco, che dopo pochi minuti si è propagato nel locale. I danni più rilevanti sono stati fatti alla cucina, anche se i gestori adesso sono intenzionati ad aprire il locale il prima possibile. Ieri mattina abbiamo subito un atto intimidatorio, praticamente hanno sfondato i vetri della cucina, hanno introdotto il liquido infiammabile e hanno dato fuoco al locale. Fortunatamente i pompieri sono stati avvertiti tempestivamente e sono riusciti a ridurre e a limitare i danni soltanto alla cucina, che comunque è una parte fondamentale del nostro locale e ci serve per lavorare. Noi non ci abbatteremo, anzi, come vedete, stiamo lavorando a più non posso per ripristinare il tutto il prima possibile. E cercheremo pure, insomma, di aprire il prima possibile anche per una questione di orgoglio e per fare capire che questa è una cosa che non ci abbatte, anzi, un punto dal quale ripartire. Solidarietà immediata da parte dei cittadini del decimo municipio sta arrivando in queste ore ai ragazzi del Ciaocore, che sul profilo Facebook infatti hanno scritto: avviso a tutti i frequentatori del bistrò, da oggi cominciamo a rimettere a posto i danni che ci hanno fatto questi mezzi esseri umani, sono gradite collaborazioni di ogni genere. L'incendio al Ciaocore purtroppo non è il primo episodio simile che avviene sul litorale di Roma. A gennaio 2014 infatti sono state ritrovate bottiglie con liquido infiammabile all'interno della videoteca Prima Fila, situazione simile poi anche a marzo 2015 ai danni dell'associazione Cuore Matto. Un'escalation dunque davvero preoccupante per il nostro territorio.